Andiamo a casa nostra adesso, perché in Sicilia c'è una giovane stilista che è americana, però è di origini bagheresi. Stiamo parlando di Anna Maria La Bianca, che è tornata nell'isola per presentare i suoi capi. È tornata di recente e adesso si trova nuovamente in America e tra le mete scelte appunto la storica villa Palagonia. Leggiamo il titolo: La Sicilia che avvolge il mondo, i pareo foulard conquistano gli USA nelle sue collezioni scialle in seta, sciarpe realizzate con fibre naturali e ispirate ai colori mediterranei, capi sfoggiati nelle vetrine di New York, e adesso nuove richieste sono giunte anche dal Giappone. In sostanza, Anna Maria La Bianca realizza dei foulard con decorazioni di fichi d'India e i suoi preziosi ritagli di stoffa stampati hanno conquistato anche Michelle Obama, Sofia Loren e persino un'anima rock come quella di Lady Gaga. Tra l'altro, Anna Maria La Bianca Lifestyle Collection comprende anche foulard di seta, scialli, sciarpe e parei, e ovviamente il suo stile è influenzato dai colori della Sicilia. Quindi veramente tanti complimenti a questa nostra conterranea che ha portato e sta portando alto il nome della Sicilia davvero in tutto il mondo. Noi abbiamo realizzato un servizio dove potete vedere appunto le sue creazioni, questi suoi foulard con i fichi d'India e quindi con un pezzo davvero della Sicilia, quindi una stampa emblematica, e quindi lo vediamo insieme con questo servizio. I suoi foulard portano un pezzo di Sicilia nel mondo. Anna Maria La Bianca, americana di origini bagheresi, torna in Sicilia per presentare la sua collezione di foulard. E siccome ormai gli stilisti per presentare le collezioni scelgono i posti più belli e suggestivi di una città, La Bianca, per omaggiare la sua terra, ha pensato di far sfilare le modelle a Villa Palagonia. Gli altri monumenti che hanno fatto da sfondo ai suoi manufatti sono il Castello Lanza di Trabia e Villa Valguarnera, sempre a Bagheria, dove i suoi preziosi ritagli di stoffa stampati, che hanno conquistato donne come Michelle Obama, Sofia Loren e persino Lady Gaga, hanno danzato sulle note dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Politeama di Palermo. La sua collezione comprende, oltre ai foulard di seta, anche scialli, sciarpe e parei. Il suo stile è influenzato dai colori della Sicilia e dai suoi tantissimi viaggi in giro per il mondo. Sceglie fibre naturali e tonalità mediterranee e la loro foggia avvolge il corpo come un abbraccio. Negli USA la sua idea più apprezzata è riadattare i pareo da mare a foulard, e alcune case di moda della Grande Mela dal 2009 espongono i suoi capi nelle loro vetrine. E oggi la bella Anna Maria punta il Giappone.